Ok, ciao mitico Mirko, ti ho appena mandato un messaggio, ma tu sei più sveglio di me, quindi sei pronto e arzillo per questo nuovo momento catartico della nostra vita su FIFA. Il classico gattino con gli occhiali non manca mai. Lo devo mettere anche come logo, mi piace come gattino. Allora, bando alle ciance, è arrivato il momento del giudizio, è il momento di trovare Ronaldo nei pacchetti delle rivals. Apriamo prima i miei pacchetti, poi apro, che sono pochi, poi anche quelli del mio nipote Nicola, che in sostanza ha anche quelli della Weekend League, che io non ho, perché ancora la Weekend League non ci sono arrivato, quindi bando le ciance, diviso Rivals, fino a domenica ero al livello 1, adesso non so a quanto sono, non credo di essere ancora a livello 1, probabilmente a livello 2. Boh. Allora, questo qua cosa sono? Ah, questo sono soltanto 30.000 crediti. Qua cosa che c'è? Un pacchetto giocatori misti Prime e un pacchetto orari. Qua invece due pacchetti giocatori misti Prime e due pacchetti oro rari non scambiabili per entrambi. Cosa faccio? Quale scelgo? Io direi di puntare opzione 2, opzione 3, perché comunque i crediti. Sì, io punterei sui crediti, però dai, stiamo ad aprire i pacchetti. Quindi direi di aprire i pacchetti. Quale faccio? Faccio l'opzione 3 che ci sono più pacchetti ma non sono scambiabili? Oppure faccio il pacchetto 2? Mirko? Ci sei ancora? Mayday, Mayday, Mirko? Christian chiama Mirko? Baza chiama Mirko? Mirko? Mister Chaos? Poi. Fai non scambiabili? Ok, perfetto, dai. Meglio tardi che mai. Accettiamo questo, confermiamolo. Volevate decidere voi? La prossima volta siate più reattivi. Livello 2, porca palettaro, livello 2, non livello 1. Ah, ok. Non litigare con la connessione. Ma se sente per caso il doppio audio, perché non ne ho idea. A me non sembrava poi. Ok, allora 30 punti qualificazione Champions, FUT Champions, due pacchetti giocatori misti Prime e due pacchetti oro normali. Direi di aprire con questi quattro pacchetti. Poi che vabbè, poi arriviamo alla ciliegina della torta con i pacchetti di mio nipote Nicola. Allora, beh, schifo schifo non fanno, sono quattro pacchetti non tanto schifosi, però dai, ci proviamo. Apriamo prima questi due, direi, e poi di buttarci su questi. Però questi qua sono soltanto giocatori, se non sbaglio. Ah, perfetto. Una cosa, quale apro? 1, 2, 3 o 4? Dai, Mirko, faccio scegliere a te. Dai. 3. Ok, apriamo questo mitico pacchetto dedicato a Mirko, l'unico in live, l'unico fedele. Attenzione. È raro. Oh, Nelson Semedo, 92 di velocità di terzino. Niente male. Più che altro mi servono Giocherini gioca ancora. Mi servono giocatori attaccanti della Premier League. Se me lo vi può servire, tanto sono giocatori non scambiabili, non vendibili. Se me lo mi garba, mi piace. Ok, dai, spara un altro.
Addirittura. Sì, no, beh, l'anno scorso sì, è vero, mi ricordo. Allora, quale apro adesso? 1, 2, 3? Ancora 3? Ancora 3. Dai, vediamo se ci butta bene questa volta. Attenzione, si illumina. Attenzione. Ah, pensavo Cavani. Beh, dai. Godin! Grande! Guarda come balla. Cacchio. Buono, buono. Il Godin nazionale, 88 di overall. Niente male, raga. Pure Mertens. Peccato che non si possono vendere. Mamma, che pacchettone. Buono, buono. Abbiamo fatto. Miglioriamo la Serie A a questo punto. Buono, buono. Contento, Mirko? Beh, dai, direi che questa volta, questo giro, scelgo io, facciamo il 2. Vediamo un po'. Attenzione. Brivido. E tedesco? Centrocampista centrale? No, cross. Cross, che ho la versione Champions che non si può vendere. 45 di velocità. Cross mi vuole tanto bene. C'è Cross che ci adora il mio canale, Cross, sempre in sintonia. C'è sintonia tra di noi. Peccato che non lo posso né vendere e non posso neanche usarlo perché userò la funzione Champions. Poi abbiamo trovato anche Sigurdsson e anche Bellerin. Niente male. Ah, però a me serve più che altro l'attaccante. Queste ci servono. Questo. Ah, la maglietta dell'Italia ce la teniamo. Quella dell'Everton possiamo anche scartarla. Dai, cross buono, è buono, dai. Mi perseguita, però, dai, lo delucerò come stalker, però è uno stalker gradito in FIFA, visto che è 88 di overall. Ok, apriamoci pure questo pacchetto che ci sta andando abbastanza di culo oggi. Attenzione, forse anche questo workout spagnolo questa volta. Portiere. Casillas. È un 83, però vabbè, dai. Dai, non è male anche lui. Per l'SBC ci può anche stare. Vitolo. Ok, d'accordo. Ah, ho trovato anche un altro gettone draft che magari dopo ce lo facciamo. La divisa dalla Svizzera, Manchester United, magari me lo tengo. Si sa mai. Bene, dai. Allora, passiamo adesso all'account di mio nipote Nicola. Stavo per dire Mirko. No, cacchio ho fatto. Ok. Era questo quello che volevo fare. Attenzione. Brivido. Intanto non mi esce. C'è FIFA che non mi vuole abbandonare. Cross sì, tutti gli anni me lo vado a beccare. Ancora un attimo di pazienza, ragazzi. Ok, come suggerivo io anni fa, era il mio metodo. Parravo, vuol dire che hai imparato. Tanto mi vedo un po' rossastro, non so come vi vedete voi. Mi vedo un po' rosso in faccia. Ah, forse perché
È il TV, il televisore. La luce è TV. Tanto siamo pochini, eh. E non capisco per quale motivo siamo in pochi. Siamo solo in due. Ok, adesso una pistola. Giornamento delle rose. Fiori rosa, fiori di pesco, diceva qualcuno. Ok, dai, allora ti aspetto. Mandami un "e io" quando sei tornato. Tanto ecco la squadra della settimana. Allora, mi ha detto nelle pick che siete di dare, mi ha dato delle priorità. Mi ha dato delle priorità da seguire. Che adesso mi vado a rileggere. Ah, ok, gli devo mandare anche le foto di chi trovo. Ok, mi ha dato come priorità Walker, Werner, Lukaku, De Ligt, Luis Alberto, Hazard e poi per via di Overhold. Tanto ritiro i premi qua, non so che cacchio. Mi scatta i tuoi oggetti. Ah, ok, perfetto, non dovevo. Tanto ha fatto qualche obiettivo speciale, curiosiamo. Traguardi, giocatore della Serie A. Non so se li state facendo voi. Io quasi quasi me li prendo, signor. Aspetta che glielo chiedo. Nicola, ma i premi de dei due giocatori delle Serie A, Atalanta, Bologna, Udinese, Spalla e Hellas Verona, te li apro io o te li vuoi aprire te? Messaggio inviato, ragazzi. Rabbrividiamo. Tanto qua Mirko se la sta prendendo comoda. Ho trovato anche Cross, tanto per cambiare. Vabbè, prima apro gli altri pacchetti, questi qua non lo so se posso aprirli. Non credo che sia un problema, però sa com'è. Dai un'occhiata a Mirko alla chat se risponde Nicola, perché gli ho chiesto l'autorizzazione per questi pacchetti qua. Poi non so se vuole oppure no. Intanto andiamoci a ritirare quelli delle Rivals. E c'è anche quello della Foot Champions, della Weekend League. Ah no, quelli della Weekend League era già ritirati. Ok, andiamo qua, riscattiamo gli oggetti. Ok, è al lavoro. Ok, allora ci sono questi due pick da aprire. Mirko, destra o sinistra? Oggi è il tuo momento. 3, come 3? Cioè, se è 1-2. Vabbè, però porta bene, dai. 1, 2 e 3, quindi questo. Ok, direi di fare per overall e quindi facciamo Abram.
sì. Ok, vabbè, il primo non è andato tanto bene, Abram, va bene, dai. Facciamo secondo pick, vediamo un po' a brivido. Sì, ma che cazzo di sfiga. Però Smalling, dai. Smalling. Vuol dire che gli altri li troveremo nei pacchetti, nei vari pacchetti. Vabbè, questi due sono i giocatori che abbiamo trovato, glieli mandiamo. Mando la foto. Vabbè, le pick non sono andate poi tanto bene. Abram però non sembra malvagio, eh. No, fa schifo. Scherzavo. Però dai, ci si accontenta. Smalling, non è male. Allora, direi di andare nel negozio dove ci sono gli altri pacchetti. Ok, allora sono 10. Vediamo se il è vero. Tanto qua mi è caduto la scheda di acquisizione. Ci siamo agitati un po' troppo qua. Ok, dai. Allora, ci siamo. Ok, allora vediamo. Mirko non ha detto neanche un numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apriamo il pacchetto zinco piccolo. Ci apriamo prima questo, dai. Vediamo un po' cosa troviamo, che è quello più schifoso. Andiamo da destra verso sinistra. Quando se sbrilluccica quella si... Ah, proprio così, proprio via. Ha detto no, questo fa schifo. Ok, il primo pacchetto non è dei migliori. Abbiamo trovato addirittura un doppione. Ah, almeno questo qua si può vendere. Oh, io li mando tutti al club, poi deciderà lui. Tanto non sono vendibili. 3. Andiamo a 3 a 3, dai, 1, 2, 3, parchetto mega. Ok, forse un workout. Spagnolo, CDC, Barcellona e Bullet. No, che cazzo si chiama? Busquets, Bullet. Vabbè, un 89, cioè, che fai, gli sputi sopra? Anche se a 42 abbiamo trovato uno più lento di cross. Vabbè, tanto ha risposto Nicola. Vabbè, dai, Sergio Busquets, il buschettino nazionale, biscotto. Vediamo un po' chi sono gli altri. Gli altri siamo noi, diceva qualcuno. Adesso non ho capito se non è arrivata la notifica a tutti gli altri, ma a quanto pare siamo soltanto in due. Strano. Vabbè, il resto era fuffa. Il resto è nebbia. Abbiamo trovato dei doppioni, vediamo se ci sono degli scambiabili, vendibili. No. Zahavi, mitico Zahavi ex Palermo. Lui è vendibile. De Maio. E anche lui è vendibile. Questi qua li riscarto perché tanto un giorno mi ringrazierà. Vabbè, ah, il CDC? Lui va molto sulla velocità, quello lì è morto praticamente, non lo sa. Direi di fare ancora tre, direi. Il numero 3 porta bene, ragazzi, segnatevelo. Non ha saltato questa volta, non è un workout secondo me. Ok, infatti. CDC, Thiago Mendes, gioca nel Lyon. Ed è anche doppione, attenzione. Abbiamo trovato Zagadou. Però i difensori francesi che giocano in Bundesliga sono tutti buggati.
Vediamo un po' chi sono. Vabbè, un cannoniere. Oh, pure un gettone draft gli ho trovato. Il gettone draft direi che è la cosa più bella che gli potevo trovare. Sì, mi sa che il draft è l'unica cosa buona perché poi se la gioca e si diverte. Mendes è. Non è vendibile neanche. Vabbè, dai. Ok, questi qua via. Portogallo via. No, questo qua lo riscattiamo. No, forse quello del Real Madrid, dai, lo tengo. Poi magari deciderà lui. No, questi qua possono servire. Andiamo tutto al club. Ah, capito. Tan 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 tan. Andiamo di 3 in 3. Tanto stiamo aumentando di numero, bravi ragazzi. Andiamo di 3 in 3. In genere, no, vabbè, adesso è finito l'abbuccio del culo. Intanto abbiamo pure trovato Azebe, che non è un tipico, tipica pietanza giapponese, ma è un giocatore. Voi non ci crederete mai? Incredibile. Intanto abbiamo trovato pure i piccini picciò. Bella sta canzone. Valencia, io lo buttiamo in eccesso. Oh, 1000 credituncy! È la cosa più bella che potevo trovare. E andiamo a riscattare. Vediamo se Radu è almeno vendibile. Bella, l'ho pure pagato. Niente. Stavolta non c'è trippa per gatti. Quintero. Il ballo è Quintero. Oh, pure Gudi. Ma quanti cacchio di doppione abbiamo? Vabbè, io le metto in lista trasferimenti, quelli vendibili, poi deciderà lui che sorte dagli. Questi li scartiamo. Andiamo col numero 3, diciamo. Intanto se qualcuno vuole sparare un numerino, spari pure. Basta che non sia 3. Attenzione! Perisic. If! Attenzione! Kostic! Kostic, quel che Kostic ti ho trovato! Attenzione! Brivido! Che cazzo sta facendo? Gioca a golf? Dai, un if non male. Costicchia, sì. Kostic, qualche Kostic ti ho trovato io. Vediamo un po' chi sono quelli sotto. Attenzione. Brivido. Suspense. Hernandez. Bel difensore centrale. 81 di velocità, 83 di difesa e 82 di fisico. Non male. Anche un buon passaggio. Secondo me anche come CDC spacca quelli passi, ragazzi. Ha pure una buona elevazione 85, che non è male anche per i cross quando si fanno i corner. Resistenza 83, oh, è un ottimo giocatore. Poi è francese, si può linkare con chiunque. Fernando Kouamouo, attenzione. Però mi sembra che il Genoa l'ha già fatto. Vediamo se ci sono dei doppioni. Chi è questo? Belli capelli. Ah, Origi. Cioè, tra poco non ci vede più. Sembra, sai, quei cani che hanno i capelli davanti. Vabbè, a caso, proprio a caso, abbiamo trovato anche lui. Ve lo scartiamo, il pallone lo scartiamo, questo lo scartiamo. Liga 3, dai, scartiamolo. Al che vada, diamo la colpa a Mirko. Ok, andiamo ancora col 3? Non c'è 2 senza 3? Andiamo col 3.
Andiamo con un altro bel pacchetto mega. Mega lo capiscono solo loro. Si illumina di mio. Oh, attenzione, questo qua è un Champions. È francese. Attaccante. Lacazette. No. Grazie. Dembélé, 80. Attenzione. Robe che fanno girare la testa. Cioè, mi hanno illuso? Vabbè, abbiamo trovato un Champions alla fine. Gli altri sono peggio che andare di notte. Non credo che sia il mitico Doumbia. No, sto giro, cioè, a parte l'illuminazione di blu, la grafica carina. Ma adesso fa schifo al cazzo, ragazzi, eh. Vabbè, lo stemma glielo tengo. Oh, altri 1000 crediti. André, prova l'augusto, se lo senti com'è. Ah, ma questi qua sono scambiabili, raga. Abbiamo fatto il colpaccio. Questo scarto. Ma sono scambiabili questi, ragazzuoli. Quanto vale questo? Sta mezza sega. Confronta prezzo. Una pippa assurda. Vabbè, io per sicurezza io lo metto in vendita. Gliele metto in lista trasferimenti, poi decide lui. Vabbè, magari Griezmann avrebbe baciato. Apriamo a sempre il 3. Ciao Lia e benvenuta nella live. Vuoi sparare il numerino per dopo? Attenzione. Uè, ha una nazionalità strana, bosniaco. No, non è bosniaco. Ah, beh, è zeco. Sì, forse è bosniaco. È zeco, no? È della Bosnia. 84. Aspettate, okay. Va bene la madre ignoranza, però. Dov'è la nazionalità? Bosnia! Ci aveva azzeccato, bosniaco. 5 di piede debole, attenzione. Non lo sapeva neanche Zecco che aveva 5 di piede deboli. Dai, Lia, incomincia a pensare a un numerino da che non sia 100, perché sennò veramente ti insulto. Abbiamo sbloccato anche un simpatico pacchetto. Tanto per dosare. Questi sono tutti vendibili, gliele metto tutti in lista trasferimenti, tranne questa faccia da scaricatore di porto. Che numero vuoi da 1 a 4? Non dire 4 perché fa cagare. Ah no, beh, anche 4 non è male. 3. Andiamo di 3 proprio a raffica. 3. Attenzione, forse un walkout. Attenzione, Bale. Ah no, non è Bale. È Ramsey del Piemonte Calcio. Brivido. Ramsey, 83. In Premier League era livello 99 al momento. Però dai, visto che deve fare ancora quelli del Piemonte Calcio, visto che deve fare la sfida del Piemonte Calcio, non è male. Mukiele abbiamo trovato anche, ed è vendibile anche questa. Attenzione, tutti. Sono tutti, anche Zapatigno abbiamo trovato. Sono tutti vendibili. Gli riempio praticamente la lista trasferimenti. Abbiamo trovato pure Capa de Cozza. No, questo è buono. Questo è buono. Perché comunque è vendibile Mukiele. Non so quanto possa valere. Però vabbè, se lo guarderà lui. Dai, spara un altro numerino lì. Da 1 a 3. Dimmi te. Mentre aspettiamo, danziamo. 2. Questa volta andiamo col 2. Pacchetto giocatori oro prime. Questo pacchetto contiene solo giocatori. L'ideale per creare la tua rosa. Ultimate team. Come l'ho detto bene.
Apriamocelo dopo questa premessa. È lì che parte? Attenzione, non balletta. Questa volta non è un workout. È un portiere. Stracoscia. Tu che fai i panini, una stracoscia di porchetta ci va bene. Sì, aveva detto tu. Ah, stracoscetta ci sta, dai. No, no, vabbè. Però questi qua non sono vendibili, attenzione, la madoschia. Vabbè, questo lo è. Spero che non si sia fatta la squadra. E io gliela sto smaltellando tutta praticamente. Se qualcuno si vuole far aprire i pacchetti, parli ora o taccia per sempre, come suol dire. Abbiamo trovato anche Rog. Beh, Gulam anche, dai. No, sono i pacchetti di Nicola, quelli miei li ho già aperti e ho trovato il mondo intero. Spara. Uno o due, lì, eh? Oggi è il tuo giorno fortunato. Fai trovare Ronaldo che glielo scarto. Spara il numerino. Pesca. Sì, la nostra dea bendata lì. Ah, oh, hai dato una mossa? Alia. Uno. Abbiamo il primo. Questa volta niente descrizione perché non ha portato tanto bene. Si illumina, tutto giallo. Mi sa che anche sto giro non butta bene. Abbiamo trovato un orso praticamente. L'uomo senza occhi. Attenzione. Lui non vede la porta neanche se sveglio. Abbiamo trovato Fabrizio. Ha trovato collar. Collar mani, collar piedi. Ah, questi qua sono scambiabili, li butto lì. Poi questo qua lo vendo. Ultimo pacchetto, questa volta decido io. Decido di aprire qua. E tanti quanti cazzo di crediti ha mio nipote? Adesso mi scambio i crediti. Gli vendo cross che non è vendibile. Vediamo un po' su due giocatori, uno è raro. Ma ha detto, toh, peccati sto Ian e non cagare cazzo. Scusate il francesismo. Ed è anche doppione, attenzione, amici miei, ma soprattutto amiche. Vabbè, io lo metto in vendita, tanto gli abbiamo intasato interamente la lista trasferimenti, ragazzi. Tanto una settimana per svuotarla. Nulla ragazzi. Allora, praticamente qua ci sono ancora 5 pacchetti da 2. Non so se posso perché non mi ha risposto Nicola. Non so Mirko se mi puoi confermare. Domani non so se la farò la live. Non ne ho la più pallida idea. Nico, ma i pacchetti quelli della serie A te li apro sempre io oppure li vuoi aprire te? Fammi sapere, bello, ciao. Gli ho mandato un messaggino telegrafico via SemNemNems, messaggio vocale. Vediamo se ci risponde il nostro mitico Nicola. Se no mi posso prendere l'iniziativa, glieli apro io, tanto. Non credo che sia un problema. Ah, nella live di oggi, di adesso, non lo sapevo, cioè io credevo che eri a lavoro. Sì, la prossima volta ti mando un messaggino, ti mando un SemNemNems, così almeno se ti avviso, sei avvisata. Donna avvisata mezza salvata. Mirko, ci sei ancora? Ci sei ancora con questa musica trendy?
Mirko, se ci sei, batti una cotoletta. Sì, c'è. Ha risposto per caso alla chat, Nicola. Prova a scrivergli te. Perché magari il vocale non lo ascolta. Ah, sei in metro? Con la metro col furgone? Vediamo un po' le rose, che rosa ha mio nipote. Ah, sta facendo Mission Impossible. Questa è la formazione di Nicola che sta cercando di fare il mitico politano che io ho già fatto in live. Se non l'avete vista sul canale YouTube, troverete le live per la missione di politano, ma anche qua ancora per poco troverete le live fatte per la missione politano. Bellissimo l'ultima partita. Proprio a Cardio Parma. Cardio Parma. No, però l'ultimo che ha segnato non era quello del Parma, quindi attenzione. No, non ha risposto. Dai, io prendo iniziativa e gliele apro. Tanto sono lo zio, mica mi viene a menà. Cioè. Intanto bella gente, vorrei avvisarvi che mancano 3 follower per raggiungere il mio obiettivo di 50 follower. Già arrivare a 47 è tantissimo, ragazzi. Intanto qua apriamo, vediamo un po'. Ah, qua un giocatore raro, però 2 giocatori. Bologna. Ha fatto anche l'Udinese. Abbiamo la spalla. Abbiamo il ginocchio. E poi l'Hellas Verona. Tanto quei giocatori della Serie A che io ho trovato dovrebbe farla molto molto easy. Gliene mancano un bel po'. 2 gol li ha fatti col Milan. Vabbè, Piemonte Calcio ne ha fatte 2. Ah, gli manca l'Inter, gli manca. Lazio ha fatto un gol, gli manca Sassuolo, Parma, gli mancherà anche Lecce probabilmente. Brescia, Lecce. Lecce è stato più duro. Però basta prendere con il Lecce, basta prendere Imbula. Non so se ho detto una bestemmia oppure ho detto il nome giusto. Però del Lecce c'è lui che è oro, centrocampista messo sulla tre quarti, ha fatto il suo sporco lavoro. Non mi ha segnato lui, però dai. Direi di farci anche questi 5 pacchetti, anche se non abbiamo ricevuto l'ok da parte di Nicola, ma ce ne freghiamo altamente. Dai, via! Da 1 a 5, spara un numerino. Non mi hai scritto niente su WhatsApp, sto di. Ma sei solo in live, che faccio? Ti scrivo in live. Stordita. Dai, spara sto numero da 1 a 5, dai. Così mi faccio perdonare. 5. Dai, vediamo cosa riusciamo a trovare. Rendiamo felice questo Nicolino, che adesso è a lavoro e non può seguire la live. Che sia orgoglioso dello zio. Guarda, intanto abbiamo trovato il pastore. Ci mancano le pecorelle. Centrocampista. Ex centrocampista del Palermo. Il mitico pastore. Ah, che pure doppione. Ci fa pure rima. Ah, però è invendibile. Gifu. Da 1 a 4 lì a. Anzi, vuoi che faccia Mirko? Dai, Mirko, da 1 a 4. Faccio decidere tutto a voi. Siete fedeli delle live e quindi decidete voi. 3. 1, 2, 3. Non lo mettevo in dubbio. Attenzione, brivido. No, non c'era la bandiera. L'abbiamo trovato lo Zuberg.
Tanto mi sa che è finita la musichigna. Ok, poi 2. Dai, facciamo il 2. Tanto se qualcun altro che si è appena collegato, se vuole dire un numerino da 1 a 2, spari pure. Che è successo? Attenzione. Ma con due giocatori non è facile trovarne uno buono. Tanto abbiamo trovato lo show, che lo show inizi. Show much go on, diceva Freddie Mercury. Oh, tutte e due doppione, ma che buco di culo. Non è neanche vendibile. Quintero? Ah no, non è Quintero. Cioè, sono andato proprio sul sicuro, invece ho fatto la figura del cioccolataio. Oh, sta musica bella, molto trendy. Dai, sparate il numero da 1 a 2. Bella là. E anche qua non c'è trippa per gatti, ragazzi. Abbiamo trovato Verdi. Vabbè, d'altronde. Vabbè, un altro da Serie A. Poi Verdi si trovava bene, Nicola. Vabbè, almeno non sono doppioni. Batshuayi, che questa volta è rimasto al Chelsea. Dai, ultimo pacchetto. Soltanto un giocatore raro, ma quel giocatore raro, porco cane, ci farà tirare giù il soffitto ci farà tirare giù. Sulle mani, sulle mani. Oggi molto disco. No, fa schifo anche questo. Abbiamo trovato ancora un'altra stracoscia. Vabbè, abbiamo trovato anche Hendrik. Vabbè, niente ragazzi. Allora, questi qua erano i pacchetti, quelli miei, delle Rivals, come volete chiamarle. E poi quelli di mio nipote Nicola, delle Rivals, o Rivals, o Ruvals, o Rocket, o Shekiro, o Shuriken. E poi anche quelle della Wicked League. Spero che vi siate divertiti in mia compagnia. Sì, infatti oggi sei in disco. Sì, infatti. Sono molto trendy, molto discoteca. E niente, dai, siamo giunti ai saluti. Che ore sono? Ah, sono le 18 e un quarto. Dai. Poi mal che vada. No, dai, stasera no. Domani sicuramente farò un'altra live. Se mi ricordo, se non mi addormento. Teoricamente dovevo fare oggi la live. Cioè ieri. Però mi sono addormentato sul divano. Quindi chiedo scudo a tutti quanti. Nulla, direi di salutarci, quindi siamo ai saluti, quindi un buon viaggio lì, mi raccomando, non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Quindi un saluto a tutti, belle brutte, a vostro Cristian Ares, e ci vediamo alla prossima live. Ciao!